Mahmood e Anna Tatangelo, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ecco cosa ha svelato il cantante sulla sua collega. Cosa ci fanno insieme Mahmood e Anna Tatangelo? Le parole del cantante divertono i suoi fan. Dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo e quello del Forum di Milano, il cantante di Soldi ha deciso di farsi ben volere anche da tutti i lettori di Vanity Fair. Ma cosa c'entra Anna Tatangelo? A quanto pare Mahmood sarebbe un grande fan della sua collega, tanto da aver creato un gruppo WhatsApp con il suo nome. Anna a parte, comunque, Mahmood ha parlato anche della sua situazione sentimentale, da sempre di grande interesse per i suoi fan e per il pubblico in generale. Allora, non è proprio così. Diciamo che ho vissuto anni interi di chiusura e sfiducia. E forse mi è rimasta la paura che una cosa bella possa finire. E ancora, dopo il successo di Soldi divenne difficile gestire la fama e le relazioni. Ma oggi so come gestire il tutto e ho imparato anche ad affrontare le nuove conoscenze. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Io padre? Al momento mi sento più figlio di me stesso. Vuol dire che devo ancora imparare a curarmi, a prendermi cura di me. Spesso non lo faccio. Cosa ci fanno insieme Mahmood e Anna Tatangelo? Niente storia d'amore clandestina, come molti potrebbero pensare. Mahmood e Anna Tatangelo sono vicini solamente come artisti. Ma no. Non arriverà presto una loro collaborazione professionale. Ecco cosa ha svelato il cantante sulla sua collega. Se vivo in una sorta di clan di amici? Sì. Siamo un po' bizzarri, è vero. E sì, questa idea di famiglia, di clan, mi piace. E ancora, tutto è iniziato quando mi sono trasferito nella mia prima casa, quella che poi purtroppo è bruciata. Per riunirsi, per comunicare, il clan utilizza le chat. Ce n'è una che si chiama Anna Tatangelo. È nata perché spesso quando ci troviamo facciamo karaoke e le canzoni di Anna sono le preferite di molti di noi. Infine, poi, sulle serate con i suoi amici, Mahmood ha detto: cantiamo, giochiamo a uno, si cazzeggia, si parla. Ogni tanto usciamo e andiamo in Porta Venezia. A cena succedono sempre cose diverse, ogni tanto questo scorrere di eventi si interrompe, ogni tanto invece andiamo a cena fuori o da un amico. In molti vanno a letto presto, io no.